Vediamo che succede se un lupo mangia 100 pesci su Fortnite. Ragazzi, oggi, come avete letto dal titolo, super esperimento con i lupi di Fortnite. Gli andremo a far mangiare 100 pesci. Avete capito bene, gli faremo mangiare un sacco di pesci. Siamo insieme a Luci per questa super challenge. Mi raccomando, prima di iniziare, subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, ma soprattutto codice Lollopollo nello shop. Siamo in questa casetta perché, ragazzi, questa sarà la nostra tana del lupo. Sarà la zona dove il lupo mangerà i nostri pesci, perché come sapete qui sotto c'è una tipo c'è una caverna, cioè non so come si chiami. È un bunker. C'è una sorta di bunker che infatti ci permetterà di intrappolare il lupo qui dentro e fargli mangiare tutti i pesci che vogliamo, fino a farlo ingrassare. Si deve completamente esplodere, ragazzi. Vedremo che cosa succederà in questo super esperimento. Vediamo anche se troviamo qualche pesce raro da fargli mangiare. Magari, non lo so, lo facciamo trasformare in qualcosa. No, così mi fai danno. Rompiamo tutto veloce e ci vediamo tra pochissimo. Ragazzuoli, la nostra fossa per il lupo è ufficialmente pronta. Adesso quello che ci resta da fare è andare a cercare i pesci e metterli tutti qua dentro. Poi andare a domare un lupo e portarlo dentro la fossa. Ragazzi, sarà qualcosa di assurdo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se ancora non l'avete fatto. Adesso direi di andare a pesca, Luci. Cosa ne pensi? Andiamo. Hai già una canna da pesca per caso? Io no, io pensavo ce l'avessi tu. No, non ce l'ho. Andiamola a cercare allora, perché dobbiamo andare a pescare da qualche parte. Forse, non lo so, dove si pesca di solito? Qui. Oh sì, si pesca qui. Ok, questa è una cosa buona. Ci sono le canne da pesca e c'è anche la zona per pescare, quindi direi non male. Peccato che è uscita una sola canna da pesca. Io me la andò a cercare. Vai a cercare, anche altre pozze, perché ci sarà da pescare, ci sarà da divertirsi. Ok, sarà una lunga giornata oggi. Altra zona di pesca, raga, ma vi immaginate adesso peschiamo il pesce di vita? Sarebbe qualcosa di incredibile, ve lo dico. Non so neanche se c'è ancora nel gioco, anzi non penso ci sia. Anzi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se c'è oppure no il pesce di vita. Ok, per adesso ho trovato un flopper che mi sa posso prendere, sì posso prendere. Ho già un po' di pesci, ne ho tipo 6, quindi non male, raga. Stiamo iniziando a collezionare un sacco di pesci per portarli nella fossa dove starà poi il lupo, e vedremo se lo faremo ingrassare, se succederà qualcosa al lupo, se avrà gli effetti dei pesci, perché magari prendiamo il pesce scudo, magari scopriamo che il lupo può ottenere lo scudo. Non lo so, raga, sarebbe davvero fantastica come cosa. Adesso però iniziamo bene a pescare, perché ci siamo quasi, ragazzi. Abbiamo già un botto di pesci con solo 2 pozze. Mamma mia, che fortuna. Cioè, per esempio, il pesce puzzolente al lupo che cosa dovrebbe fare? Oppure il pesce peperino, magari il lupo prende e si impazzisce, non lo so. Comunque, quando hai voglia, qui ci sono un po' di pesci da portare. Io intanto vado a svuotare i miei pesciolini all'interno della fossa. Pollo, c'è un piccolo problema. Quale problema? Che io senza canna da pesca vado da poche parti. Come non hai ancora la canna da pesca? Ma perché sei nabbo? Ma vai qui a cercarla, no? Vai tipo qui. Ragazzi, da quello che vedo questi pesci non sono pesci, ma sono delle bombe a quanto pare. Quindi non so quanto convenga lanciarli al lupo. Cioè, io ho paura che tipo esploda il lupo, non lo so, ragazzi. Ho paura sinceramente. Quindi penso che questi pesci, non lo so, li lasceremo qui per adesso. Comunque, ecco qua i nostri primi pesci che abbiamo portato all'interno della fossa. Ragazzi, per adesso non sono tantissimi, ma inizieremo a portarli tutti, ragazzi. Sarà un duro lavoro, ma ce la faremo, fidatevi. Altri pesci sono arrivati all'interno della nostra come si chiama? Della nostra fossa, la nostra fossa. Però c'è un problema, ragazzi. Abbiamo scoperto che quei cavolo di cosi esplodono e non sono pesci, guardate qua. Va bene, penso che quelli non dovranno essere aggiunti, ragazzi, altrimenti il nostro lupo farà una brutta fine. Pollo, comunque io già ho trovato dei lupi. Hai trovato dei lupi? Sì, sono dietro questa collina. Ok, perfetto, allora ce li teniamo per dopo, perché dovremmo portarli all'interno della fossa. Però per adesso dobbiamo andare a finire di pescare, perché non abbiamo finito qua. La fossa deve essere completamente piena di pesci. Facciamo che chi trova il pesce di vita per primo vince, va bene? Sei carico per questa sfida? Sì. Te lo dico, non penso si possa trovare il pesce di vita, quindi abbiamo già perso in partenza tutti e due. Cioè, quindi ha vinto la Epic. Ha vinto Fortnite, vabbè, per una volta ci ha battuto. Ok, pesci presi. Vediamo un po', qua ce n'è un altro. Qui giù c'è un pesce palla, un pesce peperino. Ok, lo prendo. Ho tantissimi pesci al momento, quindi beh, verrò con te a pescare comunque, dai. Ma non esiste su questo gioco uno zainetto, raga? Fortnite, aggiungi questo cavolo di zainetto che permette di portare più di 5 oggetti, per favore. saresti davvero un bel gioco così. Pollo, io mi sposto. Vai, vai, spostati, vai a cercare altri pesci, perché non abbiamo tempo da perdere qui. Dobbiamo trovare un sacco di cose. Io ho 6 pesci puzzolenti. Allora, non so. Qua c'è una medusa, la vuoi portare? Ah, sì, certo. Ok, vieni a prendere appena puoi. Allora, oh, però perché... c'è l'uomo davanti a me. C'è l'uomo, c'è un lupo. Ah, ma sei tu. Dov'è il lupo? Oddio, un altro lupo. Ah, no, sei tu. Dove? Ah. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, non siamo su scherzi a parte, ma stiamo per finire ufficialmente la challenge. Cioè, nel senso, io ho già un sacco di pesci nell'inventario, raga, e mamma mia, tanta roba, raga. Ve lo dico, se dopo questo esperimento non lasciate almeno 5000 like, raga, io non so più che fare. E banneremo Luci da Fortnite, ok? Prendi l'altra medusa e andiamo. Ok, pesciolini, dove cavolo siete? Vi stiamo cercando. Io in realtà ho l'inventario pieno di pesci, quindi in realtà non so quanto è utile continuare a pescare. Ragazzi, abbiamo riempito ufficialmente la fossa di pesci. Se vi chiedete perché non sembrano così tanti, c'è stata una storia. Troverete il backstage, forse su TikTok o forse su Instagram, non so dove metterlo, ma è successa una cosa davvero divertente. Comunque, ecco qua la nostra fossa piena zeppa di pesci. E c'è anche la carne, perché appunto troverete qualcosa nel backstage. Ci sono un sacco di pesci. Adesso quello che dovremmo fare è prendere un lupo e portarlo qui per fargli mangiare tutti quanti i pesci e vedere cosa succede. Secondo me potrebbe ingrassare, diventare tipo enorme. Comunque secondo me se si mangia il pesce puzzolente, il lupo magari muore, si avvelena, non lo so, fa qualcosa. Direi di andarlo a prendere. Andiamo a cercare subito un lupo. Ragazzuoli, abbiamo finalmente trovato il lupo. Adesso ce lo dobbiamo portare fino all'altra parte della mappa. Sono 1500 metri, ragazzi. Auguratemi buona fortuna, perché se io perdo questo lupo, raga, potrei impazzire, vi giuro. Dai, lupacchiotto, sono un tuo collega, sono un tuo amico. Ogni tanto gli darò la carne. Cioè in realtà ce n'ho solo una, quindi beh, ti accontenti, lupo. Dai, andiamo però veloce. Dai, che dobbiamo arrivare lì giù. Forza, forza, ragazzi, ce la dobbiamo fare, perché la nostra piscina piena di pesci, che in realtà non è una piscina ma è una semplice stanza, è pronta. Lupo, vieni. Dai, lupo, per favore non ti fermare. Ma che cosa sto vedendo? Ma perché ti fermi? Scendi. No, raga, no, dai, scendi. Lupetto, dai, che ci stanno aspettando i pesci che dobbiamo mangiare, che oggi ti faccio ingrassare, ti faccio diventare bello grassottello. Ti va, lupetto, di diventare bello grassottello? Penso proprio di sì. Andiamo. Sono davvero curioso di scoprire cosa succederà al nostro lupo una volta che ha mangiato tutti i pesci. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, senza barare e skippare il video, che cosa succederà secondo voi, se magari il lupo diventerà grasso. Non lo so, sarebbe divertente come cosa. Dai, che manca pochissimo ormai, lupetto, andiamo. Gli ultimi 700 metri, abbiamo fatto più di metà strada. Lupetto, seguimi che sono qua giù. Stiamo andando da Luci, mancano 500 metri. Dai, che ce la facciamo. Dai, raga, non ci credo, mamma mia. Guardate il tempo della modalità, ragazzi. È sceso sotto le 3 ore, il che vuol dire che siamo qui da più di un'ora. Avete capito bene, ragazzi, è più di un'ora che proviamo a portare un cacchio di lupo fino a una cacchio di fossa con dei pesci. Raga, ve lo dico, dovete lasciare subito un like per l'impegno almeno. Polo, non ci credo, è arrivata una cipolla e si è mangiato tutto. È arrivata una cipolla e si è... non penso sia vero. Dai, che ormai ci siamo quasi, lupetto, gli ultimi sforzi, ti prego, non mi tradire all'ultimo anche tu. Ragazzi, eccomi qua con il mio lupo che stiamo... Oh, si è fermato. Dai, cammina, lupo, andiamo alla fossa dei pesci, segui Luci, dai, corri, lupetto. Vai, andiamo, i pesci ci stanno aspettando, vediamo cosa succede. Luci, fai una roba tipo ponte e poi tu sali e facciamolo cadere lui. Sì, una cosa del genere. Lupetto. Andiamo, lupetto, vai, attacca Luci. Attaccalo. Lupetto, vieni qua. Attacca Luci. Attaccalo. Vai. Vieni. No. Oh, no, sì, no. Meglio, si è lanciato di sotto. Vai. Vediamo che succede se un lupo mangia 100 pesci su Fortnite. Oh mio Dio, ha iniziato a mangiarli, guarda che spettacolo. Oh mio Dio, li sta mangiando tutti. Non ne lascia nessuno. Vai col prelibapesce, vai col flopper, pesce peperino, vediamo se si infuoca tipo. Vediamo, ancora non l'ha mangiato. Oh, vediamo se gli fa l'effetto tipo dei peperoncini in teoria. Oh mio Dio, guarda quanti pesci sta mangiando questo cacchio di lupo. Luci, guardalo, è pazzissimo. Sì, pollo, lo sto vedendo. Cioè non si ferma un secondo, sta mangiando tipo 100 pesci. Oh mio Dio, raga, davvero una roba assurda. Vediamo questo che in teoria è il pesce puzzolente. No, mangia anche questo, a lui piacciono anche i pesci puzzolenti. Vai, mangia anche quello. Hai altri pesci per caso? Tipo, non lo so, qualcosa? No. Ok, guarda qua come mangia. Guardate come mangia questo pesce, raga, ma che figata sto vedendo. C'è anche della carne lì in mezzo, tra l'altro, in mezzo ai pesci. E lui si mangia anche quella, fa un aperitivo con pesci e carne. Buono. Vai, vai, vai. Continua a mangiare, voglio vedere le meduse. No, 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 sei caduto. Sali, sali. Tra l'altro, ragazzi, ci sono questi pesci che sono quelli esplosivi, quindi voglio vedere cosa succede se se li mangia. Oh mio Dio. Ma non lo noti un po' più stanco rispetto a quando guarda, secondo me adesso appena finisce di mangiarli tutti si sdraia e inizia a dormire perché non ce la fa più, tipo con la pancia enorme. Vai, vai, un prelibapesce. Ma sì, perché non mangiare anche un bel prelibapesce? Ma ti immagini la medusa gli fa danno? Oh mio Dio. No, se l'è mangiata anche quella. Si è mangiata anche la medusa. Io sono curioso di vedere questi pesci, ragazzi. I pesci questi qui che esplodono, i polipetti. Mamma mia, balzo flopper. Ti immagini mangia il balzo flopper e salta? E comincia a saltare. Oh, salta lupo, salta. Niente, no, no, no. Eccolo quello che esplode. Non l'ha mangiato. Ragazzi, non l'ha mangiato. Non ci credo. Lo sta guardando malissimo. Qui c'è uno normale, non ce la fa più. Oh mio Dio, raga, guardate come lo guarda male. Non ce la fa più. Lo abbiamo fatto ingrassare per bene. Non ci voglio credere, raga, ce l'abbiamo fatta, cacchio. Dopo 1 ora e 10 minuti ce l'abbiamo fatta. Ma se io scendo adesso gli do questo pesce qua, ragazzi, secondo voi se lo mangia? Non ce la fa. Non ce la fa più, ragazzi, non si muove. È talmente grasso, raga, che non riesce più a fare nulla. Ma che spettacolo sto vedendo. Questi fino adesso li ha sempre mangiati e invece adesso no, ha smesso. Ragazzi, è ufficialmente full vita questo lupo. Oh mio Dio. Aspetta, ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Avvicinati. Oh, ma l'ho rilanciato. No. Ma che cosa ho appena visto? Che cosa ho appena visto? Fatemi sapere nei commenti che cosa è appena successo, perché io non ne ho idea. So solamente che è stato un video assurdo, raga. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Codice Lollopollo nello shop. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ragazzuoli, dai nostri 2 lupetti di fiducia, per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie mille a tutti per la visione, raga. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo esperimento. Un salutone a tutti, ragazzi, e grazie mille per la visione.